Ciao Corrado. Sono, dimmi tutto. Ciao. Innanzitutto colgo l'occasione per ringraziarti a titolo personale anche per conto dell'Associazione Culturale Terra Mater con cui collaboro, la cui missione è la condivisione e la divulgazione delle informazioni che conducono, che portano all'autoguarigione, che è il motivo principale per cui oggi siamo qui a conversare. Io ti chiedo, in primis, chi è in breve e di che cosa si occupa Corrado Malanga? Io sono un chimico organico del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell'Università di Pisa e mi occupo di chimica organica, ma mi sono occupato da 40 anni, forse di più, del problema legato alla presenza aliena su questo pianeta. Nel fare questo tipo di ricerche mi sono reso conto che non era utile studiare gli alieni se prima non si era capito come era fatto l'uomo. Per cui la nostra ricerca si è rediretta negli ultimi 10 anni, in particolare, al tentativo di comprendere come è fatto l'uomo, come è fatta la coscienza, dove abita, dov'è, se il cervello e la mente sono la stessa cosa oppure no. E in questo contesto, chiaramente, la cosa importante è aver compreso, o aver creduto di comprendere, che l'essere umano è ben più di quello che si dice in giro, ma è il creatore dell'universo e lui stesso quindi inconsapevolmente crea la realtà che lo circonda e come fosse un'esperienza da percorrere. Non a caso ne è inconsapevole, ma quando ne diventa consapevole è chiaro che il passo successivo è, beh, vediamo se riusciamo a modificare gli eventi come vogliamo noi. E questo è un aspetto della questione. È chiaro che a questo livello una delle cose che ci si chiede è, beh, se io sono malato posso guarire? Ecco. Certo, infatti adesso io colgo l'occasione per chiederti se durante il tuo percorso di studio hai sottoposto tantissime persone ad ipnosi regressiva. Ci sono stati dei casi di guarigione da malattie gravi? Ci sono stati casi di guarigione da malattie gravi, ci sono stati casi di fenomeni che la gente comune potrebbe chiamare paranormali, ma che io semplicemente dico di modificazione della realtà virtuale. Tra questi c'è lo spostamento di oggetti, che ne so, l'accensione della televisione a distanza, la lettura di un libro che sta in un'altra stanza, o la guarigione da un tumore, sono praticamente poste sullo stesso piano. Mi ricordo per esempio alcuni addotti che avevano problemi di varia natura si sono autoguariti dopo aver compreso che la loro parte animica, che veniva fuori all'interno dell'ipnosi ed è una vera e propria parte di coscienza, non tutta, ma una parte, bene, questa parte animica è in grado di modificare la realtà e quindi di autoguarire se stessi, non solo, ma anche autoguarire gli altri. Malattie di vario genere, tra cui anche sicuramente dei tumori. Sì, tu successivamente hai messo a punto il Triade Color Test Dynamic Flash. Questo strumento può considerarsi uno strumento di autoguarigione? Questo strumento può considerarsi non tanto di autoguarigione quanto di autoconsapevolezza, perché la malattia viene vista dalla coscienza come un'esperienza che tu stesso inconsciamente hai deciso di passare. Perché la malattia ti serve per comprendere qualcosa di te che non hai ancora compreso. Da questo punto di vista, bisogna ricordare che la malattia, per esempio, che ne so, può essere un tumore, ma anche la psoriasi, molto più semplicemente, rappresenta una zona di tessuto, per esempio, epiteliale, che assume disordine, cioè è più disordinata
le cellule sono più disordinate, le cellule malate, che non le cellule ordinate. Questo vuol dire che c'è una variazione di entropia dell'universo. Noi sappiamo che il secondo principio della termodinamica ci dice che l'entropia aumenta sempre, cioè aumenta quello che viene chiamato dai preti il disordine e dai fisici ordine. Per cui non è un processo spontaneo l'ammalarsi, il processo spontaneo sarebbe guarire. Allora, come mai una malattia accade? Perché si va contro il secondo principio della termodinamica, che non è possibile? La risposta è che prima di essere malati il corpo doveva avere un disordine, anche se non visibile, più grande di quando si è malati. Questo perché il disordine non è legato tanto alla malattia quanto alla consapevolezza. Allora, all'inizio abbiamo un corpo molto disordinato, cioè molto poco consapevole di sé, che per comprendere e per acquisire consapevolezza si ammala, perché tu possa comunque vedere attraverso la malattia quel qualcosa che tu non comprendi. E il corpo malato assume una consapevolezza, per quanto possa sembrare strano, superiore al corpo sano inconsapevole. Il terzo step è aumentare la propria consapevolezza uscendo dalla malattia. E quindi in questo percorso il secondo principio della termodinamica è totalmente rispettato, perché malato e inconsapevole è uguale, sono sinonimi. Questo vuol dire che se tu conosci chi sei, sai chi sei, non puoi ammalarti. Ok, quindi si può definire uguale, ignoranza uguale malattia, no? Sì, ignoranza forse non è il termine esatto, ma la non consapevolezza di sé è forse è più corretto. Benissimo. Che differenza c'è tra anima e spirito? La differenza in termini fisici è che anima può essere rappresentata come un gruppo di tensori e di vettori, per esempio a 90 gradi tra di loro, e si mettono a 90 gradi perché sappiamo fare bene il seno di 90 gradi, non per altro motivo, quindi è una nostra scelta. Anima ha un vettore energia potenziale, ha un vettore spazio, ma non ha un vettore tempo, cioè anima vede il tempo come un tutt'uno, non come un passato, un presente e un futuro, ma come un eterno presente. Spirito ha il vettore energia, ha il vettore tempo, ma non ha il vettore spazio. Spirito cioè vede lo spazio come se fosse un tutt'uno, non c'è un qui e un là, c'è un unico posto. In parole povere, anima, per esempio, e spirito, che hanno quindi situazioni vettoriali completamente differenti, possono essere rappresentati da quelle particelle subatomiche che si chiamano o bosoni o fermioni, che seguono delle leggi di simmetria dell'universo ben precise. Da un punto di vista lessicale, anima per la religione ebraica è ruach, mentre lo spirito è nefesh. Anima e spirito sono stati tradotti dall'ebraico al greco già sbagliando tutto, quindi mettendo questi termini a cavolo, e poi chiaramente dal greco all'italiano c'è stato ancora un'ulteriore cattiva traduzione che non ci fa più comprendere che cosa nel mito è anima e spirito. Recuperare il mito vuol dire comprendere che anima e spirito sono nel mito la rappresentazione del maschile e del femminile, cioè dell'uomo, nella Torah si dice l'Adama, cioè non l'Adamo, l'Adama nel senso di neutro, cioè quell'essere androgino che poi diventerà maschile e femminile perché qualcuno lo separerà nel maschile e nel femminile. E oggi noi abbiamo un lobo destro e un lobo sinistro che sono la rappresentazione, se vuoi anche un po' teosofica, della Ruach e del Nefesh. Sì, ti chiedo inoltre, tanti maestri spirituali hanno dato indicazioni circa l'alimentazione naturale, sostenendo che tutto il regno animale, avendo un'anima, non può essere considerato cibo per gli uomini,
poiché fanno parte dello stesso regno e quindi è deleterio cibarsene. Hai mai constatato nelle varie conversazioni con Anima se ci sono state indicazioni in merito? Dunque, il quadro che ci siamo fatti è abbastanza semplice. Per quanto sia la definizione di anima, di mente e di spirito una definizione per noi puramente vettoriale, anche se questi gruppi di vettori sono dotati di una coscienza animica, mentale e spirituale, che quando la triade, cioè l'anima, la mente e lo spirito, non sono unite in una coscienza integrata, ogni coscienza va per i cavoli suoi, sono coscienze che si misurano attraverso un vettore che noi abbiamo definito vettore di consapevolezza e che è il prodotto vettoriale tra i due vettori presenti nella cosa che stiamo guardando. Esempio, anima A, l'asse dell'energia e l'asse dello spazio, con la cosiddetta regola della mano destra noi riusciamo a fare un prodotto vettoriale e verificare che la coscienza, o meglio la consapevolezza dell'anima, è posta proprio sul vettore temporale che non ha nessun valore per la parte animica, cioè la coscienza di anima, la consapevolezza di anima del tempo è una consapevolezza totale. Ma questo cosiddetto rapporto vettoriale ci fa capire una cosa fondamentale, che solo gli uomini sono abitati come contenitori da uno spirito, una mente ed una parte animica, mentre gli animali e gli umani no, cioè la parte animica, per una serie di problemi piuttosto complessi, non è scesa in tutti i contenitori. Ma questo non vuol dire, peraltro, che noi si possa mangiare gli animali perché ora, siccome non hanno la parte animica, allora si possono mangiare. No, il problema dell'alimentazione è un problema che segue la consapevolezza, cioè, avete mai fatto caso, per esempio, ora sono di moda i vegani? Ebbene, ci sono i vegani, sono quelli che non mangiano assolutamente nessuna carne, nessun pesce e nessun tipo di sottoprodotto che possa derivare da una strumentalizzazione del mondo animale, sì, né tra un po' neanche del mondo vegetale. Allora cosa succede? Che i vegani, che sono vegani per moda, muoiono di fame, muoiono nel vero senso della parola, mentre i vegani che conoscono, che hanno acquisito consapevolezza di sé, sanno perfettamente che il corpo umano non ha bisogno di nutrirsi e vivono senza mangiare. Questo perché è importante sottolinearlo, perché se te fai una cosa per il gusto di farla, perché è una moda, ma non hai consapevolezza di quello che stai facendo, quella cosa ti si rivolge contro. Quindi, nell'istante in cui l'essere umano non aveva consapevolezza di sé, è chiaro che era un essere umano carnivoro, onnivoro, e non aveva rispetto per l'altra parte di sé, che è l'animale, perché non c'è nessuna differenza tra te e un animale, tra te e una pianta, tra te, hai costruito tutto te, è una parte di te, è come se tu ti mordessi una mano quando mangi un pollo. Sì. Se non ne sei consapevole, questo è quello che succede. Ma man mano che la consapevolezza degli esseri umani aumenta, vedi che il cibo negli esseri umani cambia, cioè piano piano gli esseri umani fanno sempre meno uso di carne, sempre meno uso di pesce, e faranno fra in futuro, non so quando, quando avranno acquisito la consapevolezza, e lo potranno fare, perché bisogna acquisire consapevolezza, se no non lo puoi fare perché mori. Acquisiranno la consapevolezza, come quei santoni indiani di cui si parla, che non c'è bisogno di nutrirsi, perché tu hai compreso che sei tu il creatore del tuo contenitore, e quindi, essendo il creatore del tuo contenitore, ci fai quello che vuoi e non c'è più bisogno di mangiare, ma ne devi avere prima acquisito consapevolezza. Certamente. Certamente. E un'altra domanda, che in un certo senso non era in programma, è che relazione c'è tra la fisica quantistica e la spiritualità, se mai ce ne fosse una relazione? Ma qui c'è sono fiumi di letteratura, basta andare su internet, basta cercare, su internet c'è una rivista che si chiama Non Locality. Bene, andate a vedere e scoprirete che ci sono dei fisici quantistici, dei neurofisiologi che parlano di coscienza e di consapevolezza. In questo contesto Penrose, che è un fisico quantistico particellare inglese, sostiene che nel cervello ci sono dei
piccoli posti chiamati microtubuli di grandezza atomica, dentro i quali microtubuli si formerebbero dei cosiddetti fotoni dark, cioè fotoni oscuri, non neri, oscuri nel senso che te non sai come sono fatti, oscuri in quel senso. Questi fotoni dark, secondo la biologia moderna, produrrebbero dei biofotoni, cioè dei fotoni a bassa energia che sarebbero visibili nell'infrarosso, e ci sono dei lavori scientifici pubblicati sui giornali di fisica e di fisica ottica, e questi biofotoni sarebbero prodotti quindi dal corpo umano. A produrre questi biofotoni ci sarebbe la tua volontà, e i biofotoni, per esempio, si nota, sono espressi soprattutto dal palmo delle mani. E guarda caso, è il palmo delle mani che nelle antiche culture viene imposto ai tessuti malati per poterli guarire. Ed è non solo, ma si sono fatte delle misure interessanti per cui questi biofotoni, che vengono quindi da un discorso puramente di fisica quantistica, sembrerebbe che vengano emessi dai tessuti ad alto disordine, quindi a bassa entropia, cioè i tessuti malati, che sono più luminosi, guarda caso, dei tessuti sani. Ma vuoi vedere che è a questi biofotoni che noi dobbiamo dare il compito di autoguarigione? E da questo punto di vista, questa è una cosa che io sto scrivendo ora su un articolo che si chiama Evideon 3, che fra qualche mese magari riuscirò anche a mettere online, perché è piuttosto complicato, e credo che non ci capirà niente nessuno, ma spero di no, in cui si parla proprio della fisica quantistica e della coscienza, perché se è la coscienza a creare la luce, e la luce sono i fotoni, nel mito c'è questo, c'è scritto questo, noi siamo i creatori della luce, esiste solo la luce, cioè nell'universo, che è un universo olografico, frattalico, c'è un solo mattone con il quale è costruito tutto, il fotone, e non c'è altro. E se ora riusciamo a dire, a dimostrare e a indicare che noi siamo i produttori di fotoni, ancora in questo contesto la nostra coscienza è quella che ha creato la fisica quantistica. Certo. Corrado, io forse ti farò ripetere magari ciò che hai già detto, però ti voglio chiedere in modo ancora più esplicito. Quindi, cos'è secondo te l'autoguarigione? L'autoguarigione è semplicemente la presa di consapevolezza che noi siamo i creatori dell'universo. Benissimo. L'ultimo tuo lavoro è Evideon. In modo, come dire, più semplice, come puoi esprimerlo in modo più semplice? Con poche parole. Dunque, ci sono due lavori della serie Evideon, che è Evideon, che è uscito anche in cartaceo, ed Evideon 2, che uscirà a ottobre su in cartaceo, mentre io sto scrivendo l'ultimo, per fortuna per voi e per me, che sarà Evideon 3, dopodiché non mi vedrete più, non mi sentirete più, è il tentativo di mettere insieme la coscienza con la quantistica. Evideon è il primo step, cioè ti faccio vedere come esiste il fotone, ma il fotone che la fisica moderna vede è in realtà una formula limite di risonanza, una moneta a due facce, di cui una è un fotone e l'altra è un antifotone, cioè l'antiparticella del fotone. Il fotone e l'antifotone si interconvertirebbero tra di loro a una velocità altissima, sotto i 10 alla meno 44 secondi, che è il tempo di Planck. Così, siccome il fotone mostrerebbe massa e l'antifotone mostrerebbe antimassa, in realtà l'oscillazione fotone-antifotone produrrebbe, non solo quantisticamente parlando, l'andare avanti del tempo e dello spazio, e dell'energia, che sono le tre cose uniche che esistono in questo universo virtuale. Non solo quindi il fotone, nel trasformarsi in antifotone rapidamente, produrrebbe l'universo, ma il fotone virtuale, cioè quello che non ha massa, perché avrebbe massa e antimassa contemporaneamente, così velocemente che ai fisici sembra non avere massa, ebbene, il fotone è l'unico mattone dell'universo con cui si può costruire tutto,
Infatti, con il mio modello che ho chiamato Evideon, cioè evidenza, evidenzi, rende evidente a te che hai consapevolezza che le cose stanno così, ebbene l'Evideon come simmetria ha una simmetria tale da poter mimare tutte quelle che sono le particelle subatomiche esistenti, non solo, ma tutti gli urti tra le particelle subatomiche, che al Large Hadron Collider ci vogliono 27 milioni di euro per fare un esperimento, a me 5 minuti con i modellini molecolari sulla mia scrivania. Quindi si risparmia qualche euro facendolo così come dici tu? Assolutamente, anche perché 27 milioni di euro per cercare un bosone di Higgs che non esiste mi sembra tanto. Beh, in effetti, nel periodo in cui siamo, crisi e quant'altro, insomma, potrebbero essere spesi altrimenti questi soldi. Assolutamente, sarebbe meglio innanzitutto farci degli ospedali e delle scuole, e poi magari così, facendo delle scuole, uscirebbero delle persone intelligenti che capirebbero che il bosone di Higgs non esiste e risparmieremo per sempre questi 27 milioni di euro. Certamente. E per quanto riguarda il discorso dell'alimentazione, di cui poc'anzi parlavamo, tu... nel corso di questi anni hai cambiato alimentazione o... Sì, io ho cambiato alimentazione e sto cambiando continuamente alimentazione perché la consapevolezza aumenta e mano a mano che aumenta cambia la mia alimentazione, come cambia il mio comportamento, come cambia il modo di vestire, come cambia il modo di parlare, come cambia il modo di scrivere, cioè come cambia il modo di vivere la vita, perché la vita è la rappresentazione del percorso coscienziale che te ti stai preparando a fare ogni giorno. Quindi io sono nato sostanzialmente che non ero carnivoro, a me la carne mi faceva schifo. Quando abitavo in Liguria, poi sono venuto per gli studi ad abitare in Toscana, a Pisa, per l'università, e qui ho cominciato un po' a mangiare la carne e ora la sto riabbandonando quasi totalmente, piano piano, nel tentativo, mentre la abbandono, in un modo organico e armonico, comprendo che la posso abbandonare. Esattamente, abbastanza chiaro ciò che dici. E Corrado, grazie per la disponibilità, per la tempestività con cui ci hai risposto, perché questo oggi non è da poco, con gli impegni che hai non è semplice gestire tutto, però ti sei dimostrato veramente una persona molto semplice e pratica. Sì, beh, se no dovevamo andare alla prossima settimana perché ora cominciano le lauree. Le lezioni, un casino allucinante c'avevo, e allora insomma ho cercato di trovare il posto per fare questa cosa. Benissimo, grazie ancora. Un'ultima cosa, coloro che ci ascolteranno e volessero intraprendere come ricerca personale i tuoi studi, dove e come possono cercarti su internet? Ma corradomalanga.com, molto semplicemente. Perfetto, grazie ancora Corrado. Grazie a te. Grazie, un abbraccio. A presto. Ciao. Ciao. Ciao.